Sono davvero molto felice di essere qui ad annunciare questo progetto DigiPalm, che è stata una delle prime cose che ho fatto insieme alla dottoressa Carota del servizio informatica. Abbiamo incontrato l'ex ministro Pisano, che ci ha ascoltato su un progetto sperimentale di nuovi servizi digitali per la pubblica amministrazione, e questo come effetto per i cittadini provocherà una semplificazione e una digitalizzazione di tanti di quelle certificazioni che prima bisognava produrre in modo cartaceo. Invece, con questo nuovo sistema che presentiamo oggi, la gran parte dei nostri comuni che hanno voluto aderire su base volontaria al progetto, circa 187, potranno attivare per i loro cittadini dei servizi altamente innovativi. Questo è un passo avanti per la tecnologia applicata ai servizi pubblici. C'è tutta la parte del post-sisma e quindi è veramente un grande passo avanti di progresso tecnologico.